tutti da Fabio, riprendiamo questa nostra rubrica, questa nostra chiacchierata sulla storia dell'Associazione Sportiva Roma e riprendiamo laddove avevamo lasciato nell'altro appuntamento, ossia dall'avvento di Dino Viola alla presidenza della società nel 1970. Abbiamo visto una Roma che aveva perso, diciamo, quel riconoscimento di grande squadra che aveva invece avuto le sue origini nel finire degli anni 20 fino agli inizi degli anni 40 e che per circa 35 anni era praticamente scomparsa dai vertici, se non per ricomparirvi in forma del tutto occasionale e distanziata nel tempo. Dino Viola rileva, dicevamo, la società nel 79 e la prima mossa che fa è quella di ingaggiare Nils Liedholm, allenatore che aveva appena vinto lo scudetto della Stella, ossia il decimo scudetto della storia del Milan. Liedholm, che aveva già lavorato con la Roma, aveva già allenato la squadra giallorossa a metà degli anni 70, ottenendo un terzo posto che era stato vissuto con grande entusiasmo dai tifosi. Che squadra si presenta, che squadra giallorossa si presenta nel campionato 79-80? Qual è la prima squadra che Liedholm presenta in campionato? Ma è una squadra che, abbiamo visto, nell'anno precedente si era salvata alla penultima giornata chiudendo con un modestissimo 12° posto e la campagna estiva, campagna acquisti estiva, non è che avesse portato poi degli elementi così rilevanti. Diciamo, il nome di maggior spicco di quella campagna acquisti fu l'ingaggio di Romeo Benetti, che era un centrocampista di fatica, centrocampista muscolare, che però aveva già ormai 34 anni, per cui malgrado una lunga carriera anche in nazionale, aveva anche partecipato ai mondiali del 78, un anno prima, era però giustamente considerato nell'ultima fase della sua carriera, per cui non poteva di certo più garantire quella energia, quella forza fisica che ne aveva caratterizzato l'intero percorso calcistico. Poteva portare sicuramente un contributo importante in termini di personalità e di carisma. Il resto della campagna acquisti fu, diciamo, secondario. Rientrò su indicazione di Liedholm definitivamente alla base però un giovane Bruno Conti, che per ben due volte era stato mandato a fare esperienza nel Genoa, aveva 24 anni. Liedholm decise di integrarlo in forma stabile con la squadra della Roma e fu acquistato un ragazzo di 20 anni che si era messo in luce nel campionato di Serie C, sì, Carlo Ancelotti, che aveva ben figurato con il Parma. Viola riuscì ad ingaggiarlo soffiandolo di fatto all'Inter, ma all'epoca non era certo un nome rilevante, insomma, nel panorama nazionale, quello di Carlo Ancelotti, che appunto veniva dal Parma, ossia dalla Serie C, e un altro difensore piuttosto attempato, richiesto da Liedholm, che aveva giocato con il Catanzaro, che si chiamava Maurizio Turone, detto Ramon. Questi erano. Poi gli altri nomi della squadra erano nomi che avevano sicuramente considerazione nazionale, ma in nessuno dei casi ad alti livelli. I nomi più rilevanti erano il portiere Paolo Conti, che era stato comunque riserva di Zoff in nazionale all'ultimo mondiale, il centravanti Bruzzo, giovane centravanti Bruzzo, che aveva 24 anni, preso l'anno prima da Anzalone a suon di milioni e che ogni anno comunque confermava una straordinaria attitudine al gol. Ma non era neanche Bruzzo considerato fra le massime espressioni delle punte italiane.
più di lui erano considerati della vecchia generazione, ad esempio sia Bettega, Pulici, Graziani, fra i giovani Paolo Rossi e anche Bruno Giordano, avevano sicuramente più considerazione, attenzione rispetto a Bruzzo, che comunque la sua parte in fatto di gol l'aveva comunque sempre garantita, e un altro 24enne, il giovane Di Bartolomei a centrocampo, che aveva, gli veniva riconosciuta una grandissima, un'ottima tecnica di base, una notevole capacità balistica nel tiro, nel passaggio, ma che vuoi per il fatto che in quegli anni la figura di un centrocampista come Di Bartolomei non è che fosse a livello tattico particolarmente di moda, insomma si privilegiavano o i centrocampisti di corsa e di e fatica, oppure centrocampisti diciamo mezze punte dotate di fantasia e di inventiva negli ultimi 30 metri. Di Bartolomei era invece un centrocampista che ragionava con la palla al piede, ma che giostrava a centrocampo, proprio non sulla tre quarti, ecco, per cui era visto in maniera un po' atipica e non era considerato neanche lui a livello ad esempio di nazionale italiana. Dunque questa era la squadra, ma la caratteristica più particolare di questa squadra era una, cioè era che questa squadra in difesa non aveva marcatori, o meglio non aveva marcatori ritenuti affidabili. Che cosa significava non avere marcatori? All'epoca in Italia c'era un modo di difendersi assolutamente generalizzato, che era appunto la marcatura a uomo. Ma che cosa significava marcare a uomo, difendersi con la marcatura a uomo? Significava delegare per ogni uomo di punta avversario, comunque per ogni uomo con caratteristiche offensive avversario, un difensore per una marcatura personalizzata, cioè quel difensore doveva seguire quel particolare avversario in ogni zona del campo, dovunque si muovesse e in qualsiasi fase di gioco. Per cui anche quando la propria squadra aveva la palla, il marcatore non doveva mai perdere di vista l'uomo da marcare, perché una situazione, un improvviso cambio della dinamica di gioco poteva far sì che la palla tornasse agli avversari, per cui non bisognava mai rimanere, diciamo, la punta, l'attaccante non doveva mai rimanere privo di marcatura. Ecco, questo era il concetto della marcatura uomo, che si completava con l'impiego di un libero. Il libero era praticamente un difensore aggiunto che giocava in ultima battuta davanti al suo portiere ed interveniva nel caso in cui il marcatore fosse superato oppure in raddoppio di marcatura, dava una mano al compagno marcatore se questi andava in difficoltà. Libero aveva anche un'altra peculiarità: nella fase invece di costruzione dell'azione poteva, essendo appunto libero, nel senso libero da marcature, poteva partecipare alla costruzione dell'azione, per cui il libero doveva avere anche delle qualità tecniche e tattiche superiori a quelle del semplice marcatore. Ecco, la Roma aveva un'abbondanza di liberi e non aveva marcatori affidabili. Allora Lidl che cosa si inventò? Decise di far giocare la squadra in un altro modo, di difendersi in un altro modo, e introdusse la marcatura a zona. Che cosa significava la marcatura a zona? Che la marcatura a zona significava che ogni difensore doveva presidiare una particolare area, un particolare settore di competenza, indipendentemente poi da chi fra gli avversari vi transitasse, per cui doveva presidiare e bloccare l'azione offensiva in quella zona del campo e andare casomai ad aiutare i compagni, il compagno più vicino di reparto, qualora quel compagno si trovasse in difficoltà e qualora appunto nella sua zona in quel momento non fossero
vigenti degli attacchi dei seri pericoli alla porta. Un modo diverso. Diciamo che in qualche misura tutti i difensori della Roma diventavano dei liberi, cioè avevano questa doppia funzione di proporsi in fase offensiva, qualora non ci fosse in quel momento nessun avversario da marcare nella propria zona, e di bloccare gli avversari se invece si era in fase difensiva e se la squadra stesse subendo dei pericoli in quella zona, andando contemporaneamente invece a supportare il compagno se questi fosse andato in difficoltà. Un modo sicuramente, diciamo, più complesso di interpretare la difesa, che allora in Italia non era proprio preso in considerazione, sembrava una sorta di stravaganza quello di dover marcare, di dover difendersi in questo modo, tanto più che cambiava completamente il concetto di difesa. Lidl diceva: il modo migliore per difendersi non è quello di arroccarsi davanti alla propria porta, ma è quello di mantenere più spesso possibile il pallone, cioè fin quando la palla ce l'abbiamo noi l'avversario non ci può fare gol. Ogni singolo elemento della difesa in questo modo veniva massimamente responsabilizzato. Non si trattava più soltanto di bloccare, annullare un giocatore avversario in particolare, ma quello di fare delle scelte tecniche e tattiche, di saper interpretare l'azione, di saper scegliere il momento in cui avanzare, in cui tornare indietro, in cui abbandonare la propria area di competenza per andare a supportare il compagno. Cioè richiedeva un giocatore di difesa completo, libero da marcatura e libero di esprimere chiaramente tutte le sue potenzialità di giocatore di calcio. E Lidl invece degli allenamenti fece fare ai giocatori degli allenamenti specifici in questo senso, per crescere sia dal punto di vista tattico che tecnico. Questa era la zona. Ma la zona in Italia, come dicevo prima, era considerata un qualcosa di astruso, un qualcosa di inconcepibile. L'Italia era la patria del catenaccio, della difesa a oltranza, della marcatura uomo iper specializzata, per cui chi si avventurasse in questi schemi, in questo modo di concepire il gioco difensivo in particolare, era considerato una sorta di fesso che faceva tanta fatica per poi ottenere risultati scarsissimi. Ad ogni modo, Lidl con questa innovazione tattica fece scalpore e fece comunque parlare molto della sua nuova Roma. Una nuova Roma che però, diciamo, al di là della curiosità iniziale, nelle prime 10 partite non andò affatto bene. E quello che era, diciamo, iniziale scetticismo si trasformò in addirittura derisione. Questa squadra non riusciva a difendersi a zona, non riusciva ad ottenere risultati. Basti pensare che nelle prime 10 partite la Roma ne vinse soltanto 2 e ne perse più di qualcuno, adesso non mi ricordo quante, ma insomma la partenza fu veramente negativa. Ecco, nel gioco a zona i due difensori centrali, che nella Roma erano appunto un nuovo acquisto Turone e l'altro anziano difensore centrale Santarini, la stampa vi ironizzò sopra chiamandoli i lenti a contatto, perché erano due giocatori entrambi lenti, non avevano più il passo veloce per questioni di caratteristiche personali ma anche di età, e per cui ecco, e affiancati, non messi in marcatura uno dietro l'altro, venivano derisi e denominati i lenti a contatto. Questa era l'inizio, la Roma iniziale. Quello che poi invece successe nella seconda parte del campionato rilanciò sicuramente l'immagine della Roma, perché la Roma improvvisamente prese invece ad acquisire sicurezza e padronanza di questi
schemi di gioco del tutto innovativi, ripeto, per il calcio italiano, vennero dei risultati molto più gratificanti. La Roma salì in classifica, chiuse alla fine con un settimo posto che, se non possiamo parlare chiaramente di vero rilancio, fu comunque sufficiente a dipanare i dubbi sulla efficacia, sulla potenziale efficacia di questo nuovo modo di giocare. E poi soprattutto la stagione si concluse con la conquista della Coppa Italia, un trofeo che diede comunque grande entusiasmo ai tifosi giallorossi e che consentì di affacciarsi alla stagione successiva, quella dell'80-81, della quale parleremo però in una seconda puntata, con grandi aspettative, con aspettative sicuramente superiori a quelle che invece c'erano nell'anno precedente. Per cui stagione 79-80, anno del ritorno di Lidl, primo anno di presidenza Viola, conquista della Coppa Italia, introduzione del gioco a zona e, diciamo, conferma e crescita di alcuni giovani molto interessanti della Roma, che erano appunto Bruno Conti, di cui abbiamo parlato, Roberto Crusso, la punta, Di Bartolomei, giovane fulcro del centrocampo, e anche Franco Tancredi, che nel corso della stagione aveva pian piano tolto il posto al più anziano Paolo Conti. Poi c'erano altri giocatori, come ad esempio Roberto Scarnecchia, e anche lui un altro ragazzo che si affacciava alla prima squadra. Vedremo, ripeto, la prossima puntata invece che cosa successe nel campionato 80-81, in cui la Roma effettivamente fece il salto di dimensione assurgendo in maniera stabile nel gota delle grandi squadre italiane. Saluto dunque tutti quanti. Finisce questo nostro secondo appuntamento. Ricordo a tutti quanti Bios Book, il libro della vita, un social network in cui anch'io personalmente sto raccogliendo questi capitoli, questo capitolo che si compone di questi diversi paragrafi, queste puntate che stiamo registrando. E saluto dunque tutti quanti e un arrivederci ai prossimi appuntamenti.